Noi, come si suol dire, cerchiamo di agitare il territorio con una serie di iniziative. Giustamente ci limitiamo e ci gestiamo con le risorse che sono a noi disponibili, che non sono tantissime, però cerchiamo di massimizzarle. E intanto l'evento, quello legato alla regata velica, ha un taglio internazionale, quindi varchiamo un po' le soglie e confini nazionali e speriamo di poter dare veramente evidenza di quelle cose belle che noi produciamo e realizziamo sul territorio anche a coloro i quali non le conoscono. Lavoreremo in totale sinergia sia con la Lega Navale, con la quale abbiamo la partnership, sia con i tunisini, con i quali appunto su tavoli comuni posizioneremo tutte le nostre eccellenze, dal vino all'olio, alla pasta, al pane di Mazara, ai biscotti, all'aceto balsamico, e loro invece proporranno quello che di bello fanno. E contestualmente faremo anche un gemellaggio con un'importante cantina tunisina, quindi ci sarà anche questo momento di collegamento. Anche loro sono avanti tecnologicamente dal punto di vista enologico, quindi daremo la giusta rilevanza anche ai loro prodotti. Le altre due iniziative invece sono legate alla valorizzazione del gambero. Noi abbiamo anche aziende ittiche collegate sempre al vino e a tutto quello che resta, quindi cercheremo di proporre nuove forme di proposizione appunto del gambero in locali prescelti, che sono ristoranti, che sono paninerie, che sono, diciamo, salumerie. Insomma, cercheremo di colpire un po' tutti quelli che sono gli ambiti commerciali, quindi una nuova riproposizione di quella che è il gambero, appoggiandolo e supportandoli con eventi e con iniziative della strada. L'ultimo e non ultimo punto è quello della realizzazione di una enoteca della strada. È un'esigenza che c'è, quindi noi abbiamo raggiunto un accordo con una struttura nella piazza Pelbiscito, dove appunto convergono parecchi, moltissimi turisti collegati al satiro. In quella sede proporremo i vini della enoteca della strada con un espositore particolare, speciale, realizzato proprio per l'occasione, e anche lì creeremo una serie di eventi quali i vini del mare, i vini dei dolci o comunque una serie di eventi che possono essere collegati e stimolare l'acquisto e la conoscenza dei prodotti. Quindi sostanzialmente valorizzazione sempre del territorio e dei prodotti che nel nostro territorio ricadono, che è la nostra funzione, il nostro compito. Gentili colleghi, benvenuti a questa conferenza stampa qui presso l'Associazione Strada del Vino Val di Mazara per presentare, illustrare tre importanti progetti che l'associazione sta attivando in questi giorni e che coinvolgeranno appunto il territorio di Mazara del Vallo durante il periodo estivo. Io non vorrei molto dilungarmi, in quanto appunto come media partner dell'Associazione Strada del Vino seguiamo le attività che l'Associazione Strada del Vino sta svolgendo in questi anni come prima pagina Mazara, ecco, e darei subito la parola al presidente Mario Tumbiolo, che spiegherà questi tre importanti progetti. Ricordiamo partnership alla quarta edizione di Euroafrica Vele Senza Frontiere, una manifestazione velica organizzata dalla Lega Navale di Mazara del Vallo con il Porte Jasmine di Mamet, e poi 5 sfumature di rosso, un evento a tappe dedicato al gambero rosso di Mazara del Vallo, che l'Associazione Strada del Vino Val di Mazara vuole promuovere insieme al proprio prodotto attraverso appunto dei ristoranti, e poi il progetto, diciamo, quello avveniristico appunto della enoteca della Strada del Vino, un vero e proprio corner per fare conoscere i propri associati, i propri marchi, il proprio vino, il vino nel territorio, che spesso insomma è proprio il territorio che deve conoscere quelle che sono le cantine, le eccellenze di questi dell'associazione. E con noi, oltre al presidente Mario Tumbiolo, Gianfranco Cammarata, che è ovviamente consiglio dell'associazione Strada del Vino Val di Mazara, ricordo che responsabile della comunicazione è appunto Vincenzo Cancemi, e poi vorrei ringraziare il vicepresidente delle cantine Assuli, Gaspare Lucchese, anche lui nel consiglio di amministrazione dell'Associazione Strada del Vino, e qui insomma con noi per presentare e illustrare questo progetto. Ringrazio tutti voi colleghi, io non mi dilungo più di tanto perché nello specifico entreranno appunto il presidente Mario Tumbiolo e Gianfranco Cammarata sui progetti in itinere. Grazie.
Allora, grazie a tutti, intanto grazie agli intervenuti, per noi è fondamentale la vostra presenza perché ci permette di divulgare e comunicare tutto ciò che noi realizziamo, nella speranza che quello che realizziamo possa essere realmente utile e foriero di risultati per il territorio e per le aziende che ricadono nel territorio e che a noi sono associate. L'estate mazzarese l'abbiamo concepita sfruttando e utilizzando quelli che sono gli strumenti in nostra dotazione, abbiamo cercato di essere incisivi e di andare a colpire quelli che poi sono i territori e le location che sono più frequentate dai turisti e dalle persone che ci pregiano della visita in città. Ringrazio tutti, ma consentitemi un ringraziamento particolare al decano dei giornalisti mazzaresi, Salvatore Giacalone, qui presente, che insomma, ci ha pregiato della sua presenza e che ci lusinga sempre con le sue punte di sal e con le osservazioni opportune sul territorio e su quello che si sviluppa nella città. Allora, i punti sono tre. Io li anticipo, li accenno, poi magari qualcosa la facciamo approfondire a Gianfranco Cammarata, che insomma è il nostro creativo, oltre a essere un membro del CDA della strada, un influencer come si chiama o si dice oggi, il termine corretto è quello. È un appassionato, vabbè, la passione quella ce l'abbiamo un po' tutti, perché insomma è quella che ci guida e ci porta avanti. Allora, la prima cosa che voglio puntualizzare, anche se già sabato c'è stata una bella coreografica conferenza stampa alla Lega Navale, è questa partnership che abbiamo realizzato con la Lega Navale stessa di Mazara del Vallo, con la quale porteremo attraverso le barche a vela i nostri prodotti tipici da Mazara ad Hammamet. Una cosa particolare, una cosa molto scenografica, una cosa che sicuramente darà lustro e visibilità a quelle che sono le nostre eccellenze siciliane e in particolare del nostro territorio. Porteremo via il vino, chiaramente tengo a sottolineare nel totale rispetto di quelle che sono le religioni e i costumi del popolo islamico, che sono molto attenti e molto anche limitative nei confronti di questo prodotto, quindi rispetteremo in toto quelle che sono le norme che ci hanno richiesto etiche e, e religiose. Ma non porteremo solo quello, avremo con noi il pane di Mazara, che è così tanto apprezzato fuori, è l'olio, anche se loro sono produttori di olio, ma il nostro olio ha delle caratteristiche organolettiche sicuramente differenti. Porteremo le olive, porteremo i biscotti, porteremo anche l'aceto balsamico, abbiamo un aceto balsamico di un certo spessore che tutti ci invidiano, che compete senza nessun tipo di problema con gli aceti balsamici emiliani, che sono all'apice nel mercato. E tutto questo verrà inframmezzato da una cena di gala che si terrà nel porto di Hammamet. E poi avremo anche un'iniziativa carina, un gemellaggio che faremo con un'importante cantina tunisina. Fra l'altro una cantina tecnologicamente all'avanguardia, i tunisini non sono indietro, anzi devo dire che va apprezzato anche il prodotto che fanno, che è anche qualitativamente di un certo spessore. E quindi avremo questo incontro, questo gemellaggio, che poi ripeteremo qui da noi a Mazara all'arrivo di questi, saranno circa 20 imbarcazioni tunisine, quindi parliamo di oltre 100 persone che verranno a visitare e a onorarci della loro presenza. Quindi replicheremo questo tipo di attività qui da noi, in un'importante cantina anche del nostro territorio, quindi gli faremo girare anche la casba e quant'altro, però mireremo anche a questo e ripeteremo la cena di gala anche qui nel Porto Canale. Quindi uno scambio culturale, uno scambio anche commerciale e uno scambio umano. In un momento di difficoltà nel quale si parla solo di guerra e di conflitti, penso che possa essere una cosa sicuramente apprezzabile, a prescindere da quelli che potranno essere i risultati commerciali che comunque noi ci aspettiamo, perché resta inteso che noi sviluppiamo tutto quello che facciamo per cercare anche poi di avere un ritorno poi in termini di commesse e di di interesse. Insomma, una vera e propria attività di internazionalizzazione outgoing e incoming, certo, perché poi certo. Insomma è questo. Lo scopo è proprio quello, questo. Sì, avere questo ritorno, questa relazione. Questo per quanto riguarda la regata. Ci siamo inventati un'idea, un format che sarebbe il Five Nuances Red, quindi la valorizzazione, un modo nuovo di interpretare il gambero e di valorizzare e di utilizzare il gambero negli esercizi commerciali, negli esercizi gastronomici. Coinvolgeremo una serie a turno, una serie di primarie ristoranti, di primarie enoteche,
all'interno delle quali verrà consumato il gambero nelle varie forme che loro stabiliranno, dal panino alle crudità, alla pasta, al food pairing, alla pizza, quindi una visione veramente molto più ampia di quella che è la canonica visione del gambero utilizzato solo esclusivamente per un certo tipo di finalità culinaria. Di questo ora magari approfondirà un po' meglio Gianfranco il passaggio. L'altra cosa interessante, che era un'esigenza che aveva la nostra strada, è quella della presenza di un'enoteca. Purtroppo un'enoteca legata alla strada a Mazara non c'era. Abbiamo raggiunto un accordo con un importante esercizio commerciale nella piazza Plebiscito, vicino al Satiro, nella quale convergono tantissimi turisti e tanti visitatori che raggiungono la nostra città e ci pregiano della loro visita. All'interno di questa struttura creeremo un corner stabile, con una rotazione, all'interno della quale saranno presenti solo i nostri vini, cioè i vini della strada, i vini associati, che verranno accoppiati, o comunque si cercherà di creare una serie di azioni di stimolo per il consumo e la degustazione degli stessi, che sono i vini del mare, i vini della terra, i vini dei dolci. Poi ci creeremo delle skills particolari. Quindi questa è un'altra cosa alla quale noi teniamo molto e speriamo possa dare veramente un ritorno e un interesse, perché il turista chiaramente poi quando rientra nella propria nazione italiana o estera poi magari si ricorda di questo, lo richiede e alla richiesta poi si innesca il meccanismo di acquisto. Questi sono i passaggi fondamentali. Ora mi farebbe piacere che Gianfranco approfondisse appunto questi due momenti e poi magari concludiamo velocemente l'incontro. Buongiorno e grazie di essere intervenuti. Fondamentalmente, come anticipava il Presidente poc'anzi, l'idea è quella di creare animazione all'interno della strada, creare degli eventi piccoli, grandi, che siano, perché si parli di questo territorio, perché si parli degli associati della strada. Io per mia esperienza negli ultimi anni ho girato la Sicilia del vino in lungo e in largo per un progetto mio personale e ho avuto modo di conoscere tutta la Sicilia attraverso l'estate del vino. Mi sono soffermato su Mazara del Vallo perché secondo me Mazara del Vallo ha un territorio esclusivo che nulla ha da invidiare ad altri territori. Per cui insieme al Presidente è nata questa possibilità e abbiamo messo in campo delle idee per animare e tenere, organizzare degli eventi qui a Mazara. Quello di cui parlava poc'anzi il Presidente è Five Nuances of Red. Fondamentalmente abbiamo selezionato 5 ristoranti qui a Mazara, 5 ristoranti esclusivi, dove ognuno di loro si cimenterà in una proposta gourmet fatta con il gambero. Per cui non il solito piatto di pasta col gambero, non il solito panino col gambero, ma noi l'abbiamo definito l'oro rosso del Mediterraneo. Non è credo una definizione nostra, ma crediamo che sia proprio così. Per cui abbiamo chiesto a questi 5 ristoranti di esprimere la loro proposta gourmet partendo da questo ingrediente principe. Si sono espressi in delle cose, devo dire, molto interessanti. Noi abbiamo creato questi flyers che saranno in distribuzione negli alberghi, nei B&B, nelle strutture ricettive comunque di Mazara del Vallo, stampati in doppia lingua perché che pensavamo soprattutto a un mercato diverso anche da quello locale, da quello nazionale, per cui ogni turista potrà prendere il suo flyers e dietro avrà l'elenco di questi 5 luoghi dove poter andare a mangiare questa proposta gourmet esclusiva. Gianfranco, ovviamente ogni proposta sarà accompagnata anche dai vini, della assolutamente, del vino, assolutamente, no? Quindi certo. Ci sarà un abbinamento anche proposto, poi ovviamente ovviamente la selezione è stata fatta tra i ristoranti che fanno già parte della nostra strada e che quindi hanno nelle loro carte dei vini i nostri vini, quindi nasce anche per questo l'idea, cioè proprio poter fare una
come dire, una proposta completa cibo vino, e devo dire è stata accettata con entusiasmo. I ristoratori sono ben lieti di iniziare, quindi dal 1° luglio per tutto luglio avremo questa possibilità. Chiaramente Gianfranco, partiamo con 5, ma poi verrà perciò tutti, a chiunque. Questi sono stati o privilegiati o degli incoscienti. Diciamo un progetto pilota. È un progetto pilota ma che vede in lungo, e già per agosto stiamo lavorando ad altre 5 altri ristoranti, che proporranno ovviamente altre 5 loro personalissime proposte. Certo, originali. E l'altra novità è quella dell'enoteca della strada. Una considerazione: in tutte le strade del vino che ho visitato negli scorsi anni, ognuno di loro aveva un punto vendita dove poter offrire in degustazione i vini che sono esposti qui, cioè, o meglio, che ognuno aveva esposto nella propria sede. Qui non ce l'avevamo, quindi nasceva l'esigenza di avere un posto, di avere un luogo fisico dove la gente, oltre a entrare e prendere le informazioni su quella che sono la strada, su quelli che sono gli associati, potesse completare il percorso degustando i vini. Io vorrei ringraziare Burnia, questa commerciale, questo negozio che si trova a Piazza Plebiscito, che ha accettato di buon grado, diciamo, la sensibilità che ha denotato, certo, e sono desiderosi di iniziare, e noi offriremo tutto il supporto tecnico per poterli mettere nelle condizioni di poter, come dire, parlare del nostro territorio. Ci sarà all'interno del negozio un corner personalizzato con i marchi della Strada del Vino, dove saranno presenti tutti gli associati della Strada del Vino. Anche questo è un progetto pilota che vuole comunque guardare anche avanti. Ecco, è proprio Gianfranco mi ha fornito un assist per tornare a parlare della sinergia fra gli attori del territorio, i cosiddetti players. Ecco, l'associazione Strada del Vino, insieme appunto ai privati, ai ristoratori, ai propri associati ovviamente, e poi attraverso anche le istituzioni del territorio, il comune, state appunto avviando dei progetti, e sicuramente, insomma, state lavorando, anche perché l'assessore appunto al turismo fa parte del consiglio di amministrazione, ricordiamo, dell'associazione Strada del Vino. Questo è un task un po' più delicato, io cercherò di essere moderato e cercherò di non suscitare, diciamo, nervosismi o arrabbiature da parte di nessuno. Resta inteso che noi non possiamo operare se non abbiamo le forze per farlo. Noi non siamo un'attività commerciale, siamo un'associazione che vive di quelle che sono le quote sociali, non abbiamo dei ricavi, quindi necessitiamo della forza per poter sviluppare determinate azioni e determinati eventi. E non siamo neanche una struttura che organizza eventi, noi siamo un'associazione di produttori. Abbiamo cercato e stiamo cercando, anche se le prospettive non so se sono rose come ti auguravi tu, di replicare Stelle sul Mazzo con un progetto, credetemi, veramente bello, e ci vuole veramente coraggio per non accettarlo e non approvarlo, lo dico con grande franchezza. Purtroppo ad oggi noi non abbiamo avuto ancora una risposta da parte degli enti regionali, perché questo è un bando regionale al quale noi abbiamo aderito e partecipato in maniera serena, avendo pienamente i requisiti, rispettando la terminologia. Però abbiamo un difetto: noi non possiamo e non vogliamo schierarci politicamente. Questo è un limite grosso che non permette alla nostra struttura a oggi di poter godere del giusto finanziamento per portare avanti un evento che, credetemi, se noi potessimo pubblicizzare, è meraviglioso. Purtroppo la parabola dei pani e dei pesci per il vino non funziona, perché il pane ha avuto quello che è giusto che avesse, il pesce avrà quello che è giusto che abbia, purtroppo la Strada del Vino non ce l'ha. La mia non è una polemica, però io credo che, arrivato a un certo punto, ci vuole anche il coraggio di dire le cose come stanno, senza che nessuno si arrabbi, ognuno si deve assumere le sue responsabilità, i politici devono fare i politici,
la devono smettere di fare campagna elettorale 12 mesi l'anno, sono al servizio della popolazione, del cittadino, e devono attenzionare le cose che meritano. Se poi le cose non meritano, quello è un altro discorso, quello è un discorso, diciamo, che dovrebbe essere oggettivo, può anche essere soggettivo, ma non tenere in considerazione proposte o eventi che possano avere veramente una visibilità e una luce particolare per la città, secondo me è quasi criminale. Ripeto, non voglio fare polemica, però è giusto che le cose in famiglia ce le diciamo, perché se non parla nessuno e vuol dire che va tutto bene, e invece tutto bene non va. E noi invece speriamo che questo progetto Stelle sul Mazzaro, che poi sarebbe la seconda edizione, perché la prima edizione, ricordiamo, è stata nel datata 2019, poi c'è stato il Covid, ma è stata un'edizione davvero fantastica, perché ha coinvolto davvero tutta la città, che fra le due sponde del fiume Mazzaro appunto poteva ammirare appunto le bellezze non solo del luogo, ma degustare i vini, c'erano degustazioni di prodotti, e poi ovviamente spazio alla cultura, alla memoria storica, anche attraverso dei filmati proiettati, sì, su dei pescherecci, insomma l'eccellenza del territorio in una visione tout court, se vogliamo, no? E quindi noi speriamo e crediamo che appunto Stelle sul Mazzaro possa avere un proseguo nel 2022, quest'anno, e quindi far rivivere alla città la sua storia, la sua memoria, la cultura di un territorio ricchissimo, anche grazie soprattutto all'Associazione Strade del Vino Val di Mazzara. Francesco, volevo approfittare se c'è qualcuno dei colleghi che magari vuol fare qualche domanda. Infatti, se qualcuno vuole fare qualcosa. Mi sembra giusto dare voce a... voce appunto a... Come ci muoviamo? Ecco, dal posto... chi... Infatti, l'audio arriva perfettamente così? Sì, sì, sì. Se qualcuno vuole fare una... No, ci sono prenotazioni di... Attilio Vinci. È una denuncia molto onesta, corretta, coraggiosa. Nella realtà, istruita con legge nazionale, guarda caso il 27 luglio del 99, la Sicilia l'adotta nel 2000 e le strade vengono istituite nel 2002. Altrove le strade del vino non sono messe in un angolo e inserite in un paniere, in una di spettacoli, ma sono punti di riferimento perché testimoniano la identità di un territorio. Noi non abbiamo identità. Non c'è identità, cioè dire quella appropriazione di una cultura ultramillenaria, direi esclusiva, ha dato omaggio poco fa il dottore Gianfranco Cammarata al territorio siciliano, che guarda caso in quello tu con una pazienza encomiabile gestisci, chiunque si sarebbe stufato, avrebbe lasciato, ci sono delle identità uniche che sono nella parte della pasticceria. 1575 nasce il Mucconetto, 1800 all'alba sulle barche nasce la zuppa di pesce, che dà la versione marinara, a mio avviso molto più squisita, di quella originale, ottima, a base di carne di mondone, di verdure, eccetera. Chiamala per come si chiama, la ghiotta. La ghiotta, la ghiotta. Per quello che riguarda il pane, è solo città del pane di barca, un pane che ha una lievitazione, una panificazione diversa. La domanda, andiamo alla domanda. Sì, ecco, però se non facciamo identità, hai ragione. Sì, sì, no, cioè, la domanda facciamo, però. Facciamo perché è una conferenza ci annachiamo nelle onde del mare che altro vuole. Sono d'accordo. La domanda è questa, in una situazione così grave, dove c'è molta volontà e non ti danno i mezzi, Presidente, tu come pensi di dare identità secondo quello che ti impone e ti regala una legge? Perché qui non ti fanno rispettare la legge, non ti sostengono e quasi quasi giochiamo a fare burattini. Carattiglio, tu mi metti in difficoltà, perché io non mi voglio mettere in difficoltà. Io ho semplicemente detto che noi speriamo di poter essere supportati. Le grandi strade del vino del Nord Italia lavorano e funzionano al top perché hanno le istituzioni che camminano a braccetto, che ti sostengono sia economicamente sia dal punto di vista istituzionale. Quindi io mi auguro che questo possa succedere. Io ho con moderazione denunciato il problema, spero che chi di dovere abbia ascoltato quello che io ho detto e che magari abbia la sensibilità
e la pazienza di poter mettere in atto invece un atteggiamento diverso che ci permetterà alla prossima conferenza stampa io non di lamentarmi e tu di non denunziare questa cosa. E per quanto riguarda le identità che sono solo di questa realtà territoriale, la Strada del Vino cosa intende fare? Ma noi stiamo continuando in questa... La pasta... Ma io ti dicevo poco fa che parte della pasticceria sarà con noi in Tunisia, quindi... Non parlo quella tipica, che nasce solo qua. È quella tipica. Ma noi siamo disponibili a accettare anche dei consigli oppure degli attenzionamenti. C'è chiaramente un primo evento, scusami Mario, siamo stati recentemente invitati per fine luglio in una location esclusiva che si trova sotto il Tempio della Concordia in una villa, si chiama Villa Barbadoro, dove avremo la possibilità di portare le nostre eccellenze in una location esclusiva, in una cena diciamo altrettanto esclusiva. L'idea è quella di fare una cena dove lei citava il pane da barca, tutto quello che è il muccone, tutto quello che è veramente il cibo diciamo storico che rappresenta questa Sicilia, questa parte diciamo in Sicilia, che purtroppo io non sono mazzarese, voi talvolta lo date per scontato. Ma per me la storia del pane da barca, secondo me, sarà una cosa eccezionale da poter raccontare a... La zuppa di pesce. La zuppa di pesce. Perché il buffonetto. Sono sicuro che sarà così. Per cui lei faceva questa domanda, questa secondo me sarà una buona occasione per poter raccontare... La strada si chiama Strada del Vino e dei Sapori. I sapori li vogliamo portare tutti da quel lato e sarà una buona occasione perché saranno presenti giornalisti anche diciamo non siciliani, per cui poter portare questi argomenti anche fuori dalla Sicilia. Questo è bene, proprio faceva la fantasia, l'abilità della innovazione, per esempio nell'utilizzo dell'oro di Mazara, di Campo Rosso. Mancava la storia da non trascurare. No. La storia che è unica e che ha radici millenarie. Noi abbiamo il vantaggio di avere cose irripetibili irreplicabili e quindi queste dobbiamo portarle avanti, assolutamente, lo faremo. Novità bellissima, lo faremo. Qualche altra domanda? Il rapporto di valenza promozionale dei prodotti tipici del territorio all'interno degli eventi di piccola, di grande levatura, cosa hanno dato alle varie aziende? Ma vedi Piero Campisi, la domanda interessante. Noi questo non lo possiamo mai quantificare. Quando tu sai meglio di me, lavori nel mondo dell'immagine, dello spettacolo, sai che il ritorno immediato non c'è mai. Tu butti nell'etere un'idea, un messaggio e poi ti ritorna, speriamo, positivo, ma tu non lo puoi mai quantificare. Resta inteso che se un evento è fatto bene e ha una bella visibilità e tu ti presenti in quella istanza, in quel momento, è probabile o quasi certo che avrai dei ritorni commerciali. Quindi questo è anche la prossima collaborazione che avremo con voi per il Galà del Mare, insomma Peschereccio e quant'altro. Non è che noi abbiamo una finalità pura commerciale, abbiamo la necessità attraverso le vostre belle iniziative di mettere in prima linea, in vetrina, i nostri prodotti. E siamo certi che grazie al vostro prodotto di spettacolo e il nostro prodotto enogastronomico, poi accoppiandolo verrà fuori un bel matrimonio e magari qualche ordinino arriverà e le commesse che poi garantiscono l'occupazione al territorio, perché poi alla fine, morale della favola, dobbiamo anche mettere in piatto qualcosa, perché sennò rimane pura filosofia e quella fa bene fino a un certo punto, giusto Francesco? Ma in Sicilia Salvatore Giacalone. Ma in Sicilia le altre strade del vino come fanno? Allora, in Sicilia intanto sono 12 le strade del vino che coprono quasi tutti i territori. Purtroppo, Salvatore, come fanno? Se trovano delle istituzioni, se trovano delle situazioni territoriali che gli permettono di valorizzare quello che hanno e di supportare, hanno un buon esito. Ci sono alcune strutture in Sicilia che lavorano molto bene, per esempio cito una che è diciamo, un po' la luce per tutti noi, che è la Strada del Vino Terresicane, nella quale c'è una collaborazione assoluta tra istituzioni e strada. Ci sono circa 7-8 sindaci che si spendono in prima persona, Santa Margherita Belice, Contessa Entellina, San Buca, insomma voglio dire, è quello il trucco, non è che ci sono trucchi. Se tu cammini a braccetto con strutture, con forza e con aiuto, con scivolo, noi siamo sempre in salita, bisogna essere aiutati anche... Non può agganciare politicamente...
Ma vedi, non, questo non si percepisce lì, ed è questa la bella cosa, perché agganciarsi politicamente è facile, ma io sono il presidente di un'associazione che non si può e non si vuole spendere politicamente, non lo può fare e non lo vuole fare. In quel caso non c'è la spendita politica. Rappresento un territorio. Io rappresento un territorio, io devo essere assolutamente asettico, non posso permetterlo. In qualche caso, quello che dici tu non si nota, e questo è il top, perché vuol dire che ha funzionato tutto per come deve funzionare, quindi il politico fa quello che è la sua funzione, la strada fa quella che è la sua funzione. Se posso permettermi, prego, io insomma le ho conosciute tutte. La strada del vino Val di Mazzara, tra quelle che diciamo operative, attive, è quella che ha meno associati. Meno associati che cosa vuol dire? Un potere d'acquisto diverso rispetto a Etna, che per esempio ha quasi 100 associati, tu dicevi Terresicane che ne ha quasi 50, per cui poter avere un'economia per poter organizzare il singolo evento, quello fa la differenza nel raccontare poi un territorio. Noi stiamo partendo con delle piccole cose, ma l'obiettivo è quello di riuscire a organizzare un evento che possa far parlare molto di più di questo territorio. Quindi Stelle sul Mazzaro aveva queste caratteristiche. O avrebbe, però ce la diciamo faremo. Avrebbe. Senza la politica, con i nostri sforzi, con le nostre cose, ce la faremo. Cioè, questo è l'obiettivo. Rispondendo alla sua domanda, semplicemente questo, perché poi alla fine, ripeto, il territorio di Val di Mazzara non ha niente da invidiare a quello sull'Etna, vero? È quello è un patrimonio UNESCO, ma noi abbiamo mare, abbiamo campagna, ci sono due riserve all'interno di questo territorio, insomma non ci manca la storia, non ci manca la tradizione, non ci mancano le cose buone, per cui secondo me bisogna solo lavorare su questo. Bene. C'è qualche altra domanda? No. Allora, bene. Vuoi tirare le sigla della situazione? Intanto ecco, abbiamo illustrato questi tre bellissimi progetti, con la speranza che un altro progetto come Stelle sul Mazzaro possa concretizzarsi, possa diciamo realizzarsi, lo speriamo tutti, perché rappresenterebbe anche un vanto per l'intera città. E io volevo ringraziare appunto Mario Tumbiolo, il presidente dell'Associazione Strada del Vino, Gianfranco Cammarata, ringrazio ancora Vincenzo Cancemi, che è il responsabile della comunicazione dell'Associazione Strada del Vino, che è tutto questo lavoro è tutto suo, insieme appunto già con la collaborazione con Gianfranco Cammarata. Qui abbiamo anche il vicepresidente della cantina Assuli, Gaspero Lucchese, che ringraziamo, ma io ringrazio in particolare voi colleghi della carta stampata, Attilio Vinci, che insomma è stato molto puntuale anche nel rappresentare anche la storia, un po' anche andando anche ben oltre. Ovviamente i tempi sono stretti, Attilio, me ne scuserai, però è bello sentirti, è bello sapere, conoscere i saperi, i sapori di questo territorio, e tu sei un maestro in questo. Ringrazio Piero Campisi, ringrazio Vincenzo Pipitone e anche Tele8, quindi Vincenzo Pipitone, TeleBS e Tele8, e Salvatore Giacalone per il Giornale di Sicilia, e ringrazio insomma tutti voi. Ci sono anche gli amici di Eurafrica che ci sono appena arrivati, gli amici Cesare Russo, con i quali vi leggeremo verso me, portando il nome anche della Strada del Vino sull'altra sponda del Mediterraneo. Grazie a tutti voi per la gentile e fattiva appunto collaborazione. Alla prossima. Grazie. Saluti.